un'occasione per immergersi in un mare di colori e di simboli alla riscoperta anche della bellezza con la B maiuscola e anche di un'antica arte che è quella degli arcani, quindi il mistero, ecco, la magia dell'Egitto attraverso 22 immagini che ci accompagneranno in questo excursus. La magia dell'antico Egitto attraverso il linguaggio dei simboli e quindi dei geroglifici, ma anche attraverso il simbolismo dei tarocchi. Si tratta della mostra Magico Egitto, ospitata dal Salone delle Feste del Circolo Artistico in Corso Italia 108. È ispirata all'antica civiltà egiziana, è una mostra d'arte contemporanea, è un omaggio che la nostra associazione e la città di Arezzo vuol fare a un grande artista che è Alessandro Benassai, che è l'autore della maggior parte delle opere che sono in mostra dedicate, ispirate, quindi arte contemporanea ispirata all'antica civiltà egiziana. In particolare c'è tutta una serie di pannelli dedicati all'antica arte dei tarocchi e altre immagini sempre ispirate alla civiltà egizia. Arte e simbolismo raccontati anche attraverso l'arte della scultura in basso rilievo su legno e quella della gioielleria. Sono ripresi appunto da questi simboli che vedete anche poi nei quadri e mi è venuta così l'idea di rimetterli su legno, mentre altri sono stati riportati su delle lame proprio di ottone a riprendere un po' la storia dei tarocchi. Io sono dell'avviso che chiunque può fare una scultura in basso rilievo su legno. Questo è importante capirlo, basta la buona volontà e anche la curiosità di sperimentare un tipo di arte nuova. Sembra quasi che la tavola nasconda dentro di sé quest'immagine che poi verrà fuori, per cui è come togliere il superfluo e tenere l'essenziale. La mostra sarà visitabile sino al prossimo 14 giugno.